La finestra del mio studio dava sul mare. Era estate e dalle imposte aperte penetrava l'azzurro del cielo e dell'acqua. La mia paziente era entrata per la seduta. Erano le 10 di un bel mattino di luglio e un senso di pace abitava nel mio cuore. Giovanna aveva 24 anni e una storia psichiatrica di 10, di cui gli ultimi 5 passati in terapia da me. Ora stava bene. Quel mattino ci dovevamo congedare. Era l'ultima seduta. La mia paziente disse che non si sarebbe sdraiata come al solito sul lettino, ma sarebbe rimasta alla finestra. Voleva parlarmi mentre osservava il mare. Io acconsentì e sedetti al mio solito posto, dal quale vedevo la mia paziente di spalle. Giovanna cominciò dicendo: «Ho fatto un sogno, me lo racconti?» replicai. Lei iniziò: «Ero davanti al suo studio e le pareti di questo erano fatte di aria e di nubi. La porta si apriva e da essa appariva un cielo notturno con una falce di luna. Udivo una voce: «Varca la soglia della psiche». Io entravo e non mi sdraiavo sul lettino, ma sedevo di fronte a lei, la mia analista, nel buio sereno della notte. Fissavo lei, la mia terapeuta, nell'occhio destro. Notavo che l'iride era fatta di cielo. Ad un tratto quest'occhio si trasformava in un cerchio, all'interno del quale c'era Gesù che usciva dal sepolcro. Nel sogno mi accorgevo che ero di fronte all'occhio di Dio, raffigurato al centro del quadro di Bosch, il famoso dipinto che ritraeva i 7 peccati capitali. Ecco, vedevo il quadro in tutta la sua bellezza. Ne percepivo tutta la sua maestà. Vedevo l'occhio di Dio che mi scrutava, mentre Gesù diceva: «Sono io il grande medico, sono io l'analista. Tu eri morta». La malattia aveva simbolicamente ucciso la tua psiche. Il tuo io era defunto. Ma ecco, io sono apparso per giudicare te e il mondo e per salvare la tua mente e il tuo cuore. Hai attraversato l'inferno della patologia psichiatrica. La tua psiche è scesa nelle profondità della malattia, nel tormento di tutti i sintomi. Ma poi sei guarita. E una sorta di paradiso ha investito la tua anima. Hai gustato la gioia della salute e sei rientrata nel giardino della vita. Giovanna proseguì dicendo: «Dopo aver udito queste parole di Gesù, io fissai l'immagine che ritraeva l'ira. Gesù mi disse: «Ecco, anche tu sei passata attraverso la rabbia che ha accecato i tuoi occhi e il tuo cuore. Ricordi come la malattia ti portava a sgridare con tutti al colmo dell'ira? Ricordi come a volte offendevi le persone?» Giovanna proseguì dicendomi: «Io annuii, poi fissai l'immagine dell'invidia e Gesù esclamò:
Anche tu avevi un'invidia distruttiva, non volevi guarire per non dare alla tua analista la soddisfazione di essere riuscita. Poi desideravi sempre le attitudini che non avevi e invidiavi chi le possedeva, al punto da non riuscire a creare amicizia. La mia paziente continuò, dicendo: Gesù mi mostrò poi l'avarizia e sentenziò: tu volevi tenere tutto per te. Non dico tutto il denaro, ma tutte le tue parole e i tuoi pensieri. Io ti invitavo a dialogare, ma tu eri avara di discorsi e ti eri chiusa in una sorta di mutismo. Ora, proseguì Gesù, guarda il peccato di gola. Non ti fa pensare alla tua bulimia? Ricordi quando non avevi altro interesse oltre al cibo? Io ti sollecitavo a guardare la realtà, ma la tua vita ruotava attorno a ciò che nutriva solo il corpo. Poi Giovanna proseguì. Gesù mi disse: guarda il peccato di accidia, osserva il personaggio che dormicchia davanti al camino. Ricordi la tua bulia? Rammenti la tua depressione che ti portava a stare seduta senza far nulla? Gesù proseguì: osserva ora la lussuria, guarda le coppie di amanti lascivi. Pensa a quando consegnasti il tuo corpo alla maniacalità sessuale, nella quale non c'era alcun sentimento, ma solo una fisicità ferale. Gesù, dal centro dell'occhio di Dio, riprese: ora scruta la superbia, osserva la donna che prova un'acconciatura, mentre un diavolo le regge uno specchio. Pensa al tuo narcisismo malato. Tu vedevi solo il tuo io e non avevi più relazioni perché la tua psiche era concentrata tutta sul tuo ego. La mia paziente proseguì dicendo: udite tali parole, scrutai di nuovo la pupilla dell'occhio di Dio e vidi Gesù. Poi mi riapparve l'intero quadro di Bosch. Lo fissai in tutta la sua maestà. Nel sogno mi appariva in tutta la sua bellezza. Quando ammirai ancora il Cristo nella pupilla, mi sentii a faccia a faccia con Dio. Gesù mi disse: io sono il grande medico, io sono l'analista con la A maiuscola. Fissa l'occhio del Padre e io ti parlerò. Giovanna proseguì dicendo: io ubbidì ed ecco l'immagine di Bosch sparì e mi riapparve l'occhio della mia analista, il suo occhio. L'iride era fatta di cielo, il suo azzurro penetrò nel mio cuore. Improvvisamente nel sogno la porta dello studio si aprì. Io lasciai la stanza e la notte che era dentro di essa. Salutai la falce di luna per uscire all'aperto. Appena varcata la soglia mi apparve Gesù in croce. Mi disse: tutti i sintomi psichici e psichiatrici sono riconducibili ai 7 vizi capitali. Io fissai il crocifisso e mi svegliai. Dopo aver detto tali parole, la mia paziente rimase in silenzio alla finestra del mio studio. La vedevo di spalle. Mi disse: scriverò un libro su psicanalisi e fede.
Poi fissò la distese cuorea azzurra e sussurrò: «Per quanto tu possa camminare e neppure percorrendo intera la via, tu potresti mai trovare i confini dell'anima, così profondo è il suo logos». Qui ci salutammo in silenzio e Giovanna andò via. Io ero atea e rimasi tale. Ma qualcosa di assoluto aveva fatto breccia nel mio cuore. Da quel giorno, ogni volta che vedevo il crocifisso, pensavo: è lui il grande medico.